riabilitazione vestibolare è una riabilitazione molto particolare. È molto nota, possiamo dire, all'estero rispetto che in Italia, perché c'è una cultura diversa, ad esempio nei paesi anglosassoni, per quanto riguarda la gestione della patologia vestibolare. Esistono delle figure dedicate che sono dei terapisti della riabilitazione, per cui in questi paesi è molto più sviluppata. Purtroppo in Italia non è così nota, anche se è un tipo di riabilitazione che potrebbe essere applicato a moltissimi campi, a moltissime patologie, non solo necessariamente vestibolari, ma qualsiasi patologia coinvolga tutta la componente di equilibrio, tutta la componente posturale e anche della coordinazione. E se vogliamo andare a fare anche i precisi, tutta la componente emotiva collegata al movimento. L'equilibrio che cos'è? È un elemento fondamentale per la vita quotidiana, per la vita di tutti i giorni, ma anche per la vita dell'essere umano, perché permette il movimento e l'interazione con l'ambiente. Quindi è un elemento essenziale, ciò che ci permette di muoverci e ciò che ci permette di interagire, che se pensiamo alla nostra giornata tipo normale, è esattamente la prima cosa che facciamo da quando ci alziamo a quando torniamo a letto. La sintomatologia riferita del paziente può essere ricondotta alle definizioni di vertigine, di disequilibrio, di disness, di atassia e di oscillopsia. Viene definita come una terapia fisica volta a ripristinare le funzioni vestibolari che sono state alterate da vari fattori, quali invecchiamento, patologie vestibolari, farmaci ototossici, traumi cranici o cause non note. Utilizza delle tecniche che sono basate sul movimento e quindi sempre una partecipazione attiva del paziente. Queste tecniche sono finalizzate a favorire quella che viene definita la compensazione vestibolare. La riabilitazione vestibolare può essere fatta in tutti i casi di vertigine o disequilibrio, quello che dicevo prima, non solo in patologie vestibolari, ma anche in patologie centrali, neurologiche, in patologie muscoloscheletriche, nell'invecchiamento, perché tutte queste patologie possono avere vertigine o disequilibrio. Quindi, se io ho un sintomo, posso fare la riabilitazione vestibolare. Vediamo invece quando non fare riabilitazione, o meglio, quali sono le controindicazioni a eseguire dei movimenti riabilitativi per la parte vestibolare.